Sindaco, non ti davi sempre più all'attenzione delle bellezze, della cultura, del turismo e questa volta parliamo di un evento che si svolgerà il 30 settembre e il 1 ottobre. Ecco, di che cosa si tratta, quali sono poi le motivazioni che spingono i piccoli comuni a fare anche cose, tra virgolette, belle con i borghi più belli d'Italia, con la bandiera arancione e ovviamente il comune. Le motivazioni sono quelle di far conoscere sempre di più il nostro territorio. Sui Monti Dauni ci sono varie iniziative, tra cui c'è questa qui, Suoni, Sapori e Colori di Terra Vecchia, che ha raggiunto un bel numero di edizioni. È una manifestazione che si è evoluta nel corso degli anni e che anche quest'anno, a fine settembre, vede riproporsi per ricevere i nostri concittadini, quelli lontani e quelli che chiaramente ci vorranno venire a trovare. In quell'occasione chi verrà riscoprirà quella che è la vita del Medioevo, di come si svolgeva, di come si viveva a suo tempo, tant'è che il 30 di settembre c'è l'apertura della mostra permanente della civiltà contadina, riutilizzando oggetti che erano a deposito nei nostri locali e quelli che i cittadini ci vorranno donare. Subito dopo si passerà a un convegno interessantissimo che vedrà, ci farà comprendere come ci si vestiva e come si realizzavano i vestiti a suo tempo, grazie alla collaborazione di alcune signore che volontariamente hanno voluto realizzare tutti gli abiti che poi sfileranno nel giorno del 1 di ottobre alle 6 di pomeriggio e lì la manifestazione prenderà ancora più corpo perché ci sarà il corteo storico che si svolgerà per le vie del paese e poi si concentrerà ovviamente nella Terra Vecchia, il nostro borgo antico. Tutto ciò si svolgerà nel Palazzo Ducale, nella Torre Normanna e per le vie della Terra Vecchia. Oltre a questo, sia il sabato che la domenica c'è un percorso enogastronomico di prodotti tipici locali, di prodotti che si assaporano solo nella nostra terra, nei Monti Dauni, e ci saranno numerosi spettacoli tra arcieri, sbandieratori, soldati, armieri e ci saranno numerosi mangiafuoco che potranno allietare la serata. Sendo che questa è la maniera per fare non solo turismo ma anche economia per una città in questi tempi, vuol dire tanto. Ma noi stiamo vedendo che grazie anche all'apporto di queste certificazioni, perché poi ci sono numerose associazioni che hanno la sigla Borghi, poi ce ne sono alcune invece che certificano i borghi e questa è la differenza sostanziale, senza stare a dire chi e come, ma diciamo che chi fa parte dei borghi più belli d'Italia e Touring Club comunque deve assolvere a dei doveri ben precisi, non è un pagare una quota e iscriversi a un'associazione, ma senza fare distinguo credo che sui Monti Dauni si stia svolgendo un grande lavoro che vale per la Regione Puglia e spero che verremo convocati a breve, perché c'è stata una prima convocazione della Regione per mettere a frutto questi nostri interventi e metterli anche in sinergia. Poi, per ovvie ragioni, per il cambio di giunta, questa riunione è saltata. Spero che l'assessore Capone possa riconvocarla per mettere a sistema quello che è un turismo lento che nulla ha a che vedere con altri tipi di turismo. La Regione Puglia oggi è meta di turisti, lo vediamo anche noi a Pietramonte Corvino che abbiamo raggiunto numerosi risultati e stiamo vedendo che un buon flusso di persone tutti i weekend da noi arriva e questo per noi è economia. Signora Santoro, lei è tra quelle che hanno curato la coreografia, quelli che hanno pensato di ritornare indietro con gli abiti, hanno pensato bene perché comunque questa è una manifestazione che valorizza quello che è il borgo antico proprio di Pietramonte Corvino. Noi ci siamo occupati più che altro della parte dimostrativa di questa festa, stiamo allestendo la mostra permanente della civiltà contadina insieme con altre esposizioni di artigiani locali. Siamo un gruppo di quattro volontari che si è affidato anche all'organizzazione di questa festa, gestiamo il centro informazioni turistiche e da circa 2 anni abbiamo proprio avuto in gestione la torre per renderla fruibile ai visitatori e anche per l'organizzazione degli eventi tipo quello di sabato e domenica prossimi. Ci stiamo attivando proprio per la promozione del territorio, stanno arrivando le affluenze, le stiamo anche monitorando e quindi per noi è motivo d'orgoglio questo. Senta, come si è sviluppato poi il turismo grazie a questi eventi?
Noi siamo aperti a tutte le fasce, sia d'età che di condizione. Arrivano scuole, arrivano pullman da tutta Italia, siamo in continua collaborazione sia con i borghi più belli d'Italia che con il Touring Club, visto che Pietramonte Corvino è anche bandiera arancione. Ci stiamo attivando in merito, stiamo utilizzando tutti i canali possibili e immaginabili proprio per fare un passaparola adeguato. Signor Ippolito, lei si è interessato sull'aspetto più visivo, più particolare, gli abiti. Allora, noi attraverso la costruzione di questi abiti abbiamo pensato di riportare indietro la nostra storia, cioè le nostre radici, le nostre tradizioni. E quindi questo progetto è nato dalla collaborazione di due associazioni, poi si è esteso a 360 gradi a tutto il popolo di Pietramonte Corvino. Difatti tanto è vero che la stragrande maggioranza delle stoffe sono state regalate dalla popolazione di Pietramonte Corvino, quindi ci hanno donato una parte della loro intimità donandoci coperte. Guarda, abbiamo creato un movimento incredibile a Pietra. Quindi ritornando un attimo indietro, è nata dall'idea di due associazioni, Terra Mia e l'associazione Incontro, che sono due associazioni che sul territorio di Pietramonte Corvino si occupano di tutto quello che è la parte sociale e oltre, insomma. Quindi è nato da questo. Senta, ultima battuta, ma quanto è difficile poi creare queste situazioni? Assolutamente semplicissimo. Guardi, glielo posso garantire, ci vuole tantissima volontà, dei progetti seri, quindi lealtà, anche lealtà in queste cose qua. Bisogna far capire alle persone che quello che si fa lo si fa per la storia di Pietramonte Corvino. Quindi se passa questo messaggio la cosa è semplicissima, perché le ripeto, come le ho detto prima, non per ripetere le stesse cose, non ci aspettavamo una collaborazione così fattiva del popolo di Pietramonte Corvino.